Madonna, ma che caldo fa? Che ore sono? 9:30. No, non può far così caldo alle 9:30. Vedete la temperatura qua del PC? Madonna mia. No, no, è troppo alto. Come faccio, madonna? Sa, chiameremo Dio. Lui c'ha sempre qualcosa. Tic. Tac. Risponde. Che ci fai? Oh cazzo. Pronto? Pronto, porca Matteo, porca. Ciao, sono Angelo, come stai? Oh, ciao Angeli, com'è? Ma abbastanza bene, abbastanza bene. Senti una cosa, qui c'ho un enorme problema di temperature. Ci saranno 800 gradi qua da ogni parte. Immagino che a Roma non si stia molto. No, guarda, qua se c'è squaglia, c'è squaglia. Immaginavo. Senti una cosa, mi diceva Leo che tu dovresti avere qualcosa lì da te. Qualche, non so, impiantina liquido, qualche controller, qualcosa così. Sì, qualcosa. C'è mica qualcosa che mi puoi mandare. Ma adesso ci guardo, sì. Se c'hai 2 secondi ci guardo, va bene? Sì, sì, dai, dacci un occhio un attimo. Vedi se ti arriva. Sì. Dai, ci guardo. Pronto? Sì, eccomi. Pronto? Guarda, c'ho l'Ampton ancora tutto bello impacchettato. Ah, ce l'hai ancora impacchettato? Cos'è un Ampton? Madonna. Sì, sì, ci guardo subito e ti dico qualcosa. Sì. Ma cazzo, mi hanno sbagliato. Ma non ci sta, è un hard disk. Come no? Ma no, hanno sbagliato, ti dico, guarda. Come hanno sbagliato? Hanno sbagliato, so vuoi che te dica, Ma c'è un hard disk dentro. Ma chiamali, no? Ma no, me l'ha mandato Tom, me l'ha mandato. Ma poi che ti chiamo? Tom me l'ha mandato, che chiamo? Senti una cosa Non lo so, dovevo mandarti l'altro, chiamato un hard disk esterno, non è proprio la stessa cosa. Sì, un hard disk. Ho capito, adesso lo chiamo dai. E te dico. Dai, vabbè, ma io comunque non ho molta fretta, se magari riesco a non cuocerci la pasta sopra. Ma no, dai, sì, non lo chiamo che vedo se perché mi ha mandato sto coso invece dell'altro e te dico qualcosa, no? Dai, ciao, ci sentiamo. Dai, ciao, Angioli, ciao. Sì, che è tutto bene. Ma che cazzo, anche tu, vedi da mandare l'altro e mi manda al Buffalo. Per carità, oh, però almeno a saperlo adesso lui mi fa un culo. Madonna, oh. Fammo chiamare. Sti cazzi. Ma tutte io. Te pareva. Sta a fa sta rammagniamo. Pronto Tom. Oh, e sono Matteo. Oh, what? Come va? Cazzi, ma che mi hai mandato? Mi hai mandato. Ma me dovevi mandare l'altro, non mi hai mandato il Buffalo hard disk esterno. Ma che cazzo me ne faccio dell'hard disk esterno? Leo mi ha detto, mandaci il Buffalo a. E mo a Leo chi lo sente? A Leo me l'ha detto, e non te lo posso mandare io l'altro. Perché non mi dovevi mandare l'altro? Ma perché siamo per il contest di YouTube? Come per quello, il contest? Il contest, per il quale sono iscritto sul canale di YouTube ci arriva l'estrazione. Ah, ho capito, a me non me lo potevate dire, no? Ah, che ne sa, ci ha fatto. Io faccio un miliardo di recensioni al giorno e non me lo dite. Ah, è stata buona. Ma sti cazzi. Vabbè, dai, ma adesso non era per me, era per Angelo, no? Ma io sapevo qualcosa perché lì, dove cazzo sta lui, fa un caldo dalla Madonna. Ehi, da passare un tocco. È stata buona. Ci pianzi. Hai capito come funziona? Va bene. Dai, vabbè, allora poi cosa fai? Ce lo dici te ad Angelo? Ce lo pianzi io ad Angelo. Non ti preoccupare, che ce lo dici. Va bene, vabbè. No, è stata buona. Buon appetito, va. Grazie. Ciao, Tom. È stata buona. Sti cazzi, ma tutti io li conosco. Sti cavacchi. Non ce la so perché mangiare. Mazza, buono veramente questo, però. Mamma mia. Ma mi consiglio, sono buoni davvero. Mamma mia, questo Napoli. Ah, che buono. Non è che buono. Mamma mia. Mamma mia. È buono davvero, eh. Oh, mannaggia. Mi spaccato tutto. Ma sono buoni, eh. Sono buoni, mamma mia. Leo. Dai che mi stai guardando. Sono buoni. Ti consiglio di andarteli a comprare. Anche se sei in Svizzera, da te fanno solo la cioccolata. E il formaggio con quei buchi. Questi, direttamente dalla provincia di Salerno. Buonissimi. Me l'ha portato mio padre. Non puoi capire quanto sia buono.
Spero che vada bene il video, perché non è che ne posso mangiare un altro, ho detto, Oddio. Non è che muoio se ne mangio un altro, però è già il terzo oggi. Avrò un milione di calorie. Buono. È buono. Se state guardando, iscrivetevi al canale comunque. Al 1000° iscritto ci sarà l'estrazione e uno vincerà un Laptron CW611, ma adesso questo qui tanto verrà tagliato. Ve lo spiego poi di nuovo in un'altra spezzone di video un po' più serio magari. E vincete anche una notte con Tom. È stato fatto un pool su un sorteggio, un sondaggio su Extreme Hardware, il forum, e Tom passerà una serata focosissima con voi ai piedi del Vesuvio. Con dove volete voi? Ciao, siete di Milano, dalla sua Madonnina, se siete di Roma dentro il Colosseo, non so, è una cosa a caso. Sulla Morantonian secondo me fa malissimo perché c'ho la punta di brutto, però comunque Leo, te che sei nella Svizzera, quando vieni giù porta la cioccolata, che io sono qua vicino a Novi ed è stupenda, però sai, giusto per, tanto tu la porti giù, tac. Forse non è il caso che li stoppi, perché poi lo trasferisco un botto. Ciao. Ciao. Bene cari amici di Extreme Hardware, quindi come avrete capito forse dal nostro sketch, se vi iscrivete al nostro canale di YouTube potrete partecipare al concorso Lamptron, ovvero alla 1000ª iscrizione la redazione estrarrà a sorte uno tra di voi e il vincitore appunto vincerà un controller Lamptron CW611 con il quale potrete controllare ed impostare i vari parametri del vostro impianto a liquido, quindi le pompe, le ventole e quant'altro. Partecipare quindi è molto semplice, vi basta fare iscriviti sul nostro canale o qua sotto il video potete appunto andare sul canale e iscrivervi, e la cosa peggiore che più vi può capitare appunto è quella di vincere un controller Lamptron o di vedere la mia faccia. Quindi vi ringrazio per averci guardato, ringrazio Tom e Matteo per avermi dato una mano a fare lo sketch di prima, un saluto dalla redazione di Extreme Hardware.